Nel mezzo del cammin della vostra gravidanza incontrerete tanta gente che vi vorrà dare consigli che non avete assolutamente richiesto, come ad esempio non comprarti tanti vestiti pre-mamanne perché si usano poco. Poco, eh? 9 mesi. 9 mesi è poco, vero? In questo video di oggi vi faccio vedere tutto quello che ho acquistato in gravidanza e soprattutto vi dico dove secondo me è un pochino più conveniente acquistarlo, quindi guardate tutto il video. Ritrovati nel mio canale, lo avrete sicuramente capito dall'introduzione. Oggi vi parlo appunto di tutti gli acquisti che ho fatto durante questi 9 mesi di gravidanza, perché sì, sono proprio entrata al 9º mese di gravidanza, quindi sto per terminare. Vi parlerò principalmente dei vestiti che ho indossato in gravidanza, perché mi è capitato spesso di incontrare in giro delle ragazze e dirmi: ma che carino, ma come sei vestita bene, ma dove l'hai comprato? Perché io non sono riuscita a trovare queste cose. Proprio per questo ho pensato che magari vi possa essere utile avere qualche punto di riferimento giusto per capire dove acquistare in gravidanza. Partiamo innanzitutto dal presupposto che secondo me non è vero che si sfruttano poco, si sfruttano un bel poco perché 9 mesi sono veramente tanti e secondo me è fondamentale che ogni donna riesca a vestirsi comunque discretamente bene. Poi invece, se partiamo da un altro punto di vista, quello di non spendere tantissimo per i vestiti della gravidanza, in realtà forse è vero, perché comprare un capo per la gravidanza che costa tantissimi soldi e poi indossarlo ovviamente solo per 9 mesi, se non si ha una seconda gravidanza, oppure se non si ha una seconda gravidanza sempre nello stesso periodo, potrebbe essere uno spreco, il corpo cambia, potremmo metterlo da parte, però non comprare vestiti pre-maman secondo me non è un ottimo consiglio. Io ho passato praticamente metà gravidanza in inverno e l'altra metà in estate. Posso dirvi che, secondo la mia esperienza, è molto più facile vestirsi in estate piuttosto che in inverno, perché è vero che in estate ci sono alcuni capi che, anche se non sono esattamente pre-maman, potete metterli comunque. Ad esempio, questo vestito qua non è di una linea pre-maman, però riesco ad indossarlo comunque. Potrei indossarlo anche se avessi preso molti, molti più chili, mentre in inverno, per il tipo di abbigliamento che c'è, per la pesantezza dei maglioni, dei vestiti, è un pochino più complicato secondo me per le donne in gravidanza vestirsi, e soprattutto ho notato che esistono meno articoli, cioè meno capi per le donne in gravidanza. Partiamo però dall'inizio. Quali sono stati proprio i primissimi indumenti che ho acquistato? Per prima cosa ho acquistato i jeans, perché io ho sempre indossato nella mia vita le gonne, non amo per niente i jeans, però in gravidanza mi sono stati indispensabili perché le gonne che indossavo le indossavo sempre con i tacchi. I tacchi secondo me non era più il caso di indossarli in piena gravidanza, anche se io mi sentivo comodissima, però ovviamente c'è sempre quella percentuale di rischio, anche se non sono mai caduta dai tacchi, però comunque trascorro tutto il giorno fuori casa, molte ore all'impiedi, quindi ho pensato che non era il caso di mettere i tacchi. La gonna con la scarpa bassissima, soprattutto perché erano gonne corte, non mi piacevano, quindi ho dovuto mettere i jeans. Diciamo che per il primo mese e mezzo io ho scoperto di essere in gravidanza, che già stavo per entrare al terzo mese, quindi fino al terzo quarto mese così sono riuscita a mettere i miei di jeans. Poi però, nonostante abbia sviluppato sempre una pancia piccolissima, che è diventata un pochino più grandicella da una settimana, 10 giorni, i miei jeans tendevano comunque a stringermi nella pancia. Secondo me non era più il caso di portarli, quindi sono passata subito ai jeans pre-maman che ho comprato da H&M, spero di averlo pronunciato bene. Secondo me hanno un prezzo discreto perché altre linee hanno prezzi veramente esagerati dei jeans. Questi che ho scelto io erano 30 euro e li ho comprati di tre colori, due tonalità di blu e una grigio nero.
Li ho comprati a fine febbraio, inizio di marzo e ci ho fatto praticamente tutta l'altra parte dell'inverno che diciamo almeno qua da me si è prolungata fino a metà giugno. E sono comodi, per quanto possa essere comodo un jeans che io non amo, però devo dire che erano abbastanza comodi. Il problema per me è stato un pochino di sopra mettere i maglioni. Perché i maglioni ovviamente tendevano un pochino a salire, poi il jeans Premaman ha una fascia elastica che va da sotto il seno al pube, diciamo, quindi se i maglioni non erano abbastanza lunghi rischiavo di far vedere la striscia questa qua elasticizzata, che secondo me non era una cosa tanto carina. Però nella speranza che sarebbe finito presto l'inverno sono andata un pochino avanti così, quindi per i primi mesi ho utilizzato i jeans Premaman, però sono arrivata a giugno che non li potevo più sopportare, non li potevo vedere più e non potevo più vedermi io vestita in quel modo, perché, ahimè, sono abituata a cambiarmi diverse volte durante la settimana, una volta al giorno, quindi indossare per tanti mesi i jeans un pochino, devo dire, che mi aveva stancato. Però questi qua che ho comprato io, devo dire che sono risultati ottimi, li ho lavati diverse volte durante la settimana, appunto perché cambiavo sempre tra questi tre, e diciamo che qualitativamente secondo me sono stati ottimi. In più, indossare il jeans mi ha permesso di poter mettere la scarpetta, anche se non ho utilizzato proprio una scarpetta di quella bassissima proprio a terra, però una scarpetta un pochino più alta come ero già abituata ad indossarla io, quindi così diciamo sono andata avanti per un bel poco di mesi. Però poi è arrivata l'estate, avevo voglia di cambiare. Ecco che lì mi si è presentato un problema, in quanto avevo tantissimi vestiti a casa, proprio vestitini. Però nel mio caso il fatto di mettere una cosa semplicemente un pochino più larga non andava bene, perché avendo una pancia piccolissima, almeno fino a qualche giorno fa avevo una pancia piccolissima, non si vedeva che ero incinta completamente e sembravo semplicemente un po' più grassa, un po' più quadratina, un po' più rotondetta. Cosa che invece non accade se comprate i vestiti, quelli che sono proprio specifici per Premaman. Con quelli devo dire che mi si evidenziava la pancia, mentre in tutti gli altri punti li fanno aderenti. Quindi sono creati apposta per mettere più in evidenza la pancia e far vedere che magari addosso sei rimasta tale quale, che le tue braccia sono uguali, che il tuo seno, i tuoi fianchi, diciamo, continuano ad essere uguali. Quindi secondo me è opportuno comprarli anche per sentirsi meglio con se stessi. Al di fuori dei jeans da H&M non mi piace niente per quanto riguarda l'abbigliamento Premaman. Hanno un abbigliamento esageratamente basic, hanno un abbigliamento che potrebbe essere qualunque tipo di abbigliamento, ma non un abbigliamento che mi sembra molto Premaman, almeno quello che ho visto io in negozio. Devo dire che non ho dato più di tanto un'occhiata al sito internet, perché comunque H&M è un marchio che io non vestivo neanche quando non ero in gravidanza, quindi non rientra particolarmente nei miei gusti. Ho iniziato così a fare una piccola ricerca sul web e ho trovato un sito che secondo me è molto carino, però un po' caruccio. Però se vi iscrivete alla loro newsletter e controllate di tanto in tanto la posta elettronica, vi manderanno spesso delle offerte. Anche se quello che ho apprezzato di questo marchio è che non mandano delle vere e proprie offerte, sono un pochino delle finte offerte, nel senso che tu aspetti quello sconto e loro ti dicono improvvisamente c'è il 30% di sconto, ma dovrai comprare tre capi, cioè significa che devi spendere almeno 150 euro per avere il 30. Magari tu stavi aspettando giusto per un vestito che costava 50 euro e ne devi spendere 110, 120, insomma non trovo molto convenienti le loro offerte, motivo per cui ho comprato solo tre capi, però che sono veramente di ottima qualità, come credo un pochino tutti i capi della loro linea. Per comprare questi capi ho aspettato che li mettessero magari in offerta. Ho comprato una tuta che ho messo fino all'altro giorno, quindi la misura che avevo scelto continua a starmi bene. E proprio perché hanno anche un tessuto che si adatta bene a tutte quante le forme. Certo, penso che non si debba fare un cambiamento enorme, perché io l'avevo comprata a marzo e l'ho messa fino a 2-3 giorni fa. È una tuta carinissima, in maglina, devo dire molto fresca. L'avevo comprata con l'intenzione di metterla a Pasqua, ma poi ha fatto freddissimo, non sono riuscita a metterla. Ovviamente volevo metterla con una giacca sopra, ma non sono riuscita a metterla. Però fortunatamente poi nei mesi successivi mi stava sempre bene. E poi ho comprato due vestitini, invece i due vestitini devo dire che li ho sfruttati tantissimo. Unica pecca di questi vestitini
è che essendo di Maglina è una Maglina un pochino trasparente. Io odio gli abiti trasparenti, quindi sotto andrebbe un sottogonna. Il problema è che il sottogonna che avevo a casa in gravidanza non mi stava più bene perché comunque con la pancia il sottogonna andava un po' più sotto, alla luce traspariva la mutanda, traspariva il sottogonna, quindi poi alla fine ho comprato uno slip a culotto un pochino per camuffare, però questa è una pecca che hanno tanti vestiti in maglina, quelli di essere trasparenti. Magari la trasparenza può andare bene in altre occasioni, però in gravidanza secondo me non va bene, è una cosa un pochino da evitare, però questo poi è il vostro gusto personale. Innanzitutto però va fatta una premessa: come vanno scelti gli abiti Premaman? Gli abiti Premaman dovete prenderli sempre della vostra taglia, quindi se come me per esempio portavate già prima una 42-44, perché quando c'è la misura di tolleranza per me è meglio una 42-44, perché 42 rischia di starmi piccolina, a volte corta perché sono molto alta, oppure una M. Se sono di quelle con le lettere, dovete quindi continuare a scegliere la vostra misura se non avete superato i 10 kg. Fino ad oggi non, cioè comunque fino alla scorsa visita non li avevo superati perché erano 9, ora non lo so, però comunque continuano a starmi sempre la stessa misura. Ho ordinato un altro vestito qualche giorno fa, ho preso sempre la 44 e devo dire che mi sta sempre bene, quindi ricordatevi di prendere la vostra taglia se non avete superato i 10 kg. Chiedo scusa, non vi ho detto il marchio della tuta e dei due vestitini. È un marchio che si chiama Envie de France. Non so se lo sto dicendo giusto. Comunque sia, vi lascio il link del sito e tutto quanto. E quindi andatelo a vedere. E i vestiti, le salopette, tutto quanto costano intorno ai 40-50 euro. I modelli che ho scelto io sono costati un po' meno, perché li ho presi in un momento in cui erano in offerta, o comunque ho scelto dei modelli che non superassero i 40 euro. E, straconsigliato come sito, ci sta un pochino per arrivare, nel senso che prendono un po' più di una settimana, però vabbè, insomma, se non vi servono urgentissimissimi, si può fare. Qualcos'altro, ma non moltissimo, l'ho acquistato sul sito del Bonprix, un sito dove io compravo anche da prima perché facciamo spesso l'ordine insieme con mia mamma. E hanno tantissimi jeans, se siete super amanti dei jeans, hanno jeans bellissimi, molto più belli di quelli di H&M. E ci sono jeans con gli strass, jeans con i fiorellini ricamati, jeans con le paillette, hanno veramente tantissimi modelli, però devo dire che costano un pochino, nel senso che ci sono anche jeans di 50 euro. Questo sta a voi, se per voi è un indumento con cui vi sentite bene, allora ne varrà la pena acquistarlo. Io il jeans non lo amo particolarmente, poi ora con questo caldo afosissimo non lo riesco a sopportare proprio addosso il jeans, quindi ho scelto soltanto qualche paio di jeans e un paio di pantaloni che non costavano tanto, che erano in offerta i pantaloni, se non sbaglio li ho presi a 13,99 euro, quindi volete, tra l'altro li ho messi veramente poco perché non riesco a sopportarli col caldo. Comunque il Bonprix ha pure lui una buona selezione di abiti Premaman ad un buon prezzo. Se vi iscrivete anche lì alla newsletter vi manderanno lo sconto, vi manderanno quando c'è la spedizione gratuita, e quindi magari così ne potete anche approfittare per prendere qualche capo in più. Hanno anche tutto l'abbigliamento, tutto l'intimo per l'allattamento, le camicie da notte per l'allattamento, che per l'allattamento per il parto, che infatti io ho acquistato lì a dei prezzi bassissimi, quindi comunque anche lì vi consiglio di dare un'occhiata. E poi infine c'è l'ultimo sito che sicuramente la maggior parte di voi conosceranno, ma io non ci avevo mai acquistato, che è Zalando. Zalando ha tanti vestiti Premaman, dai pantaloni alle gonne alle magliette ai vestiti. Ho comprato dei vestiti bellissimi su Zalando, ho comprato tantissimo. E anche su Zalando ho scoperto una cosa che magari molti di voi scopriranno, che già sapranno. E mettevo le cose che mi piacevano nella lista dei desideri, e se andate di tanto in tanto, anche ogni giorno, a controllare nella lista dei desideri, spesso scendono di prezzo, la vostra misura scende di prezzo.
Quindi ho fatto così, l'ho messa sulla lista dei desideri che magari partiva da 40 euro e dopo un giorno, due giorni era 25, 20 euro e quindi ne ho approfittato per prenderlo. E su Zalando ho preso la maggior parte delle cose, non c'è stata una sola cosa che ho tornato indietro alla ditta. In tutti i casi avete, se non lo sapete già, 100 giorni per restituire l'articolo, ovviamente deve essere indenne ancora nella sua confezione originale, non deve essere rovinato e tutto quanto. 100 giorni è un buon margine per cambiarlo, perché se vi capita di acquistare come me la tuta a marzo ma poi metterla a giugno perché il tempo non è stato clemente e non l'avete potuta mettere, e per caso non vi sta più perché siete ingrassati o qualcos'altro, siete sempre in tempo per cambiarli ed è una cosa secondo me ottima. Io ho comprato addirittura un vestito carinissimo che ho indossato per il matrimonio di una mia amica, tutto di merletto giallo, che era disponibile anche in rosa, in viola, in bianco, in nero, in tanti altri colori. È una vestibilità veramente carinissima, veramente premaman, perché se tu lo guardi così il vestito dici ah, ma molto probabilmente già ce l'avevo a casa uno di merletto così, invece no, perché ha proprio la forma della pancia. Non sono troppo corti, perché io ho sempre indossato cose corte, però in gravidanza ammetto che mi è comparsa un po' di ritenzione idrica, quindi sopra il ginocchio non mi va al momento di indossarli e arrivano proprio sul ginocchio, non è lunghezza stupidina sotto il ginocchio ma arriva sopra, quindi secondo me è ottimo. Questo vestitino giallo è stato carinissimo. Ho comprato una salopetta a righe con cui mi trovo benissimo, l'unica cosa è che ho dovuto stringere la pancia davanti perché era troppo grande, io non avevo questo pancione. E ho comprato un'altra salopetta a gonna e ho notato proprio la differenza lì di quando si compra un capo che è esattamente premaman, perché l'altro giorno da Terranova con gli sconti mio marito mi voleva regalare una salopetta di jeans che mi entrava perfettamente, ma non si vedeva neanche che ero incinta, e per comunque far entrare la pancia avevo provato la XL e mi stava larghissima qua nel seno perché non ho preso neanche una taglia, mentre nella pancia non si vedeva neanche che ero incinta. Quindi proprio lì ho notato, ho detto, dico, vedi, è quasi lo stesso modello di quello che ho a casa, cambia il jeans un pochino il colore, però la vestibilità di quella premaman è sicuramente migliore. Ho comprato anche due gonne lunghe, una nera con i fiorellini rosa che è carinissima, ne ho comprata un'altra che è bianca e blu a righe, queste le ho pagate proprio pochissimo perché erano in un giorno in cui le stavano scontando giusto della mia taglia e sono comodissime. Insomma, Zalando è sicuramente il sito che vi consiglio più di tutti, tra l'altro la restituzione è gratuita, le spese di spedizione sono gratuite se superate i 25 euro, se arrivate a 25 euro, e tra l'altro arrivano velocissime, e se volete fare il reso già il giorno dopo passano a prendere l'indumento che voi volete tornare indietro, quindi secondo me è il sito, il migliore sito, ve lo straconsiglio. Su Zalando vi do anche un altro consiglio, che c'è una selezione di scarpe bellissime a dei prezzi bassissimi, e se come me eravate abituati ad indossare i tacchi ma avete dovuto un pochino rinunciare in gravidanza, hanno dei modelli di scarpe dove non dovete rinunciare al tacco ma nello stesso tempo non è un tacco esagerato. Per esempio io la scarpa che ho comprato per il matrimonio di questa mia collega l'ho pagata pochissimo, l'ho pagata a 23 euro ed ha un tacco di 4,5 ed era come andare in matrimonio in ciabatte perché erano veramente comodissime. Le indosserò insieme ad un altro vestito che però per adesso non posso svelarvi perché lo devo indossare domenica, poi magari ve lo posto su Instagram, quindi se volete poi domenica andatela a vedere. E questa stessa scarpa del matrimonio la indosserò per quest'altra occasione. Inoltre ho anche acquistato le scarpe del matrimonio di mia sorella, pure queste col tacco comodissimo ma bellissime, tutte dorate, luccicose, che mi piacciono un sacco e che nei negozi non ero riuscita a trovare. Insomma, con l'abbigliamento mi sono sbizzarrita così, vi potrà sembrare che chissà quanto abbia speso, in realtà non credo di aver superato i 300 euro per tutta la gravidanza, perché comunque sono stata sempre un pochino attenta a cercare di acquistare quando mi hanno proposto la promozione o lo sconto per il mio modello, e così ho avuto anche occasione di poter cambiare spesso, anche perché in estate c'è un po' più esigenza di cambiarsi perché si suda, fa caldo e quindi qualche indumento in più secondo me fa comodo.
Quindi ricordatevi i tre siti che vi ho consigliato, vabbè, quello di H&M, perché non sempre i jeans si trovano disponibili nella propria misura in negozio, quindi potete prenderli anche online. Envy de France, che non so se benissimo se si legge così, però vi lascio comunque tutti i link giù. E il Bon Prix, perché anche lì troverete tantissime offerte, e Zalando. Diciamo che quello che ho comprato per la maggiore durante la gravidanza è stato indubbiamente l'abbigliamento, perché comunque mi piace cambiarmi, mi piace sentirmi bene, vi ho detto che lavoro faccio, vi ho detto che negozio ho, cosa vendo, quindi ho la necessità di cambiare accessori, di abbinarli a come sono vestita, quindi ho voluto un pochino sbizzarrirmi con l'abbigliamento. Non ho molto altro da consigliarvi per quanto riguarda i prodotti per la cura, perché io sono una persona che non ama mettere tante cose sul corpo. L'unica cosa che vi posso consigliare è la stessa crema che sto utilizzando io per le smagliature, che è quella della Relastyl, sicuramente straconosciuta da tutte le donne. L'unica cosa che vi posso consigliare è di fare attenzione quando andate in farmacia a richiedere la crema giusta, perché costa, questa crema costa, penso che però ne valga la pena, almeno io fino ad ora non ho neanche una smagliatura. Certo, c'è da dire che non ho avuto e non ho ancora un grosso pancione, però nelle ultime settimane si è un pochino sviluppato, però devo dire che non ho completamente una smagliatura. Però vi dicevo appunto di fare attenzione alla tipologia di crema Relastyl che acquistate, perché la maggior parte di noi donne siamo solite andare in farmacia e chiedere, quando entriamo in gravidanza, la crema per le smagliature. Noi in realtà non dovete acquistare mentre siete in gravidanza la crema per le smagliature, ma la crema, la Relastyl elasticizzante, quella che previene le smagliature, mentre dopo la gravidanza, dopo aver partorito, potete utilizzare quella che davanti ha la dicitura smagliature, perché quella vi può servire dopo la gravidanza, ma durante la gravidanza dovete comprare quella con la dicitura elasticizzante. E alterno durante il giorno con due volte della Relastyl e poi una volta la notte metto l'olio di mandorle dolci, e mi hanno spiegato, chi ne capisce più di me, che va acquistato quello che è stato spremuto a freddo. Spero possa esservi utile. Un'altra cosina che molti mi chiedono dove l'ho acquistata è la collanina che indosso, poi magari ve la faccio vedere un pochino più da vicino. E l'ho comprato nello shop online di Carlita Dolce, è bagnata in oro, mi sembra che sia bagnata in oro. E avevo un pochino di difficoltà a metterla e toglierla, quindi l'ho lasciata messa, è quasi 9 mesi che mi ci lavo, ci faccio la doccia, lo shampoo e tutto quanto, e devo dire che la qualità è rimasta sempre identica. La trovate sia nella versione della mamma col bimbo e della mamma con la bimba, e se non sbaglio ci sono anche i braccialetti, e l'ho presa anche quella in un giorno in cui faceva uno sconto, mi sembra che sia costata 23 euro, quindi anche questa si può fare. Va bene, il video di oggi finisce qui. Io mi auguro che vi sia stato utile, che sia stato utile a tutte quelle donne che come me amano vestirsi bene anche in gravidanza, però non voglio solo spendere tantissimo. E io vi consiglio subito di andare a vedere questi siti e di divertirvi un poco, perché secondo me ogni donna ha diritto di sentirsi bene con se stessa e di vestirsi bene anche in gravidanza, perché non è vero che dura poco la gravidanza dura 9 mesi, 9 mesi sono tanti, 9 mesi sono quasi un anno, quindi secondo me avete il diritto tutte quante di sentirvi belle, bellissime anche durante i 9 mesi. Se delle foto che vi ho fatto passare, delle cose che ho comprato io, c'è qualcosa che vi interessa particolarmente, me lo potete scrivere nei commenti e sotto vi vado a ricercare il link diretto per andarlo ad acquistare. Io come sempre vi invito ad iscrivervi al mio canale, se questo video vi è piaciuto, è stato per voi interessante, a lasciarmi sotto un like, a continuarmi a seguire sia su Facebook che su Instagram. E quindi non mi resta che dirvi che ci vediamo tra pochissimi giorni con un nuovo video. Ciao!